Sono stato educato fin da bambino a dissimulare i miei sentimenti e quando era proprio necessario ad esprimerli per sottintesi. Era questo il comportamento della classe cui appartenevo negli anni 50 a Palermo, la città in cui visse come un clandestino lui, il principe più sapiente e caustico, il grande amico dei miei 20 anni. Lo vedete quello? Quello è il principe di Lampedusa, un uomo intelligentissimo. E come vanno i tuoi studi? Non lo so. In verità a me piacciono anche altre cose. La musica, per esempio. Buongiorno, sono Marco Pace. Sa, ho letto le sue poesie. Qualche cuore di troppo. Un po' troppo sentimento. Perché? Si può scrivere senza sentimento. Tu lo conosci? Da che ambiente viene? Suo padre è un piccolo avvocato. Ha un certo talento. È uno a cui piace sorprendere. Cosa stai leggendo? Un romanzo d'amore. Casto e perverso. Giuseppe parla sempre molto bene di te. Non è detto che sia un buon segno. Sai meglio di me che il principe ama chi non dichiara i propri sentimenti. Voglio che ora lei inizi a leggere il romanzo che ho scritto io. Noi siciliani abbiamo talmente pudore, sì, pudore di esistere, che preferiamo tacere. Quando rompiamo questo silenzio, sì, deve esserci qualcosa da dire. Noi due abbiamo stretto un patto. Confondere il senso dei nostri incontri sarebbe un grave errore.